leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. A Roma, lungo il ponte che conduce a Castel Sant'Angelo, nella notte tra il 10 e l'11 settembre, si dice che compaia il fantasma di una giovane dama vissuta nel Rinascimento. La sua storia ha ispirato dipinti, romanzi e tragedie. Il suo nome era Beatrice e il suo spettro si aggira ancora per la città eterna. Quella di Beatrice Cenci è una delle storie più tristemente note della storia di Roma rinascimentale e commuove Roma e i romani da più di 400 anni. Beatrice faceva parte dei Cenci, una famiglia nobile romana di cui faceva parte anche il Francesco Cenci, padre di Beatrice. Francesco era un uomo violento, ripetutamente denunciato per reati infamanti e colpe indicibili, si dice persino delitti, ma non fu mai condannato, perché era noto a tutti che la giustizia dei papi fosse benevola con i nobili. Francesco, pertanto, rimase sempre impunito e a piede libero, così la sua famiglia, e soprattutto Beatrice, continuava a subire sulla propria pelle la violenza e gli abusi di quell'uomo brutale. Esasperata dalle violenze e dai soprusi, Beatrice decise di organizzare l'omicidio del padre insieme al fratello di lei e alla matrigna donna Lucrezia Petroni. Il conte venne assassinato maldestramente e al terzo tentativo, e per mascherare l'omicidio, i colpevoli tentano di depistare le indagini, inscenano una sua caduta da una botola. Ma gli assassini, come detto, agirono in maniera approssimativa e furono facilmente scoperti. Le ferite non erano compatibili con la morte da incidente. Furono processati a Roma, nonostante l'omicidio fosse stato commesso a Petrella, un paesino della Val del Salto, dove la famiglia si era trasferita. Dopo un processo condotto in maniera abbastanza sommaria, poiché Papa Clemente VIII mirava ad una sentenza di colpevolezza più che a una giusta condanna, al fine di impossessarsi dei beni dei Cenci, Beatrice e la sua famiglia furono condannati a morte. Nonostante tutto il popolo romano che si era appassionato alla triste vicenda ne chiedesse la grazia, ma al massimo ottenne un breve rinvio dell'esecuzione. Il giorno della decapitazione tutta la città di Roma era presente a Ponte Sant'Angelo, tanto che si registrarono morti per asfissia tra il pubblico. Era l'alba dell'11 settembre 1559. Beatrice, prima di essere giustiziata, espresse il desiderio di essere sepolta nel cimitero di San Pietro in Montorio, in una tomba anonima, così come allora era consuetudine per i condannati a morte. In questo modo la giovane, morta da appena 22 anni, pensava di passare l'eternità, ma il destino, come spesso accade, non fu d'accordo con i piani di Beatrice, e così la ragazza non ebbe pace nemmeno dopo la morte. Nel 1798 i francesi guidati da Napoleone discesero la penisola e passarono anche da Roma e nelle loro scorrerie arrivarono anche nella chiesa di San Pietro a Montorio, dove devastando il cimitero dispersero i resti mortali della ragazza. Qualcuno racconta che i soldati giocarono a palla con la sua testa. Da quel momento in poi il fantasma di Beatrice Cenci cominciò a vagare per la città di Roma e a farsi vedere soprattutto nelle notti tra il 10 e l'11 settembre, camminando sul ponte di Castel Sant'Angelo con la sua testa in mano. Questa è la storia di Beatrice Cenci e del suo fantasma, una ragazza che in vita fu considerata una martire o una perfida manipolatrice, a seconda della fazione di appartenenza, ma soprattutto fu vittima della giustizia sommaria del suo tempo. La sua morte non fu vana. Abbiamo visto che era molto amata dal popolo romano e divenne un simbolo dell'opposizione all'arroganza dell'aristocrazia di quel tribolato periodo storico. Nei secoli seguenti le vicende di Beatrice Cenci hanno ispirato molti pittori, tra cui Guido Reni e Caravaggio, scrittori come Shelley, Stendhal, Dumas padre, Alberto Moravia e musicisti. All'inizio del XX secolo a Roma ci fu una profonda riflessione sull'intitolare alla ragazza una strada. Ma i cattolici furono inamovibili sulla loro decisione,
Pur essendo stata maltrattata, violentata e torturata, Beatrice fu pur sempre una parricida, per cui la risposta fu negativa.